Maria, questo brevissimo nome, poco più di un soffio, ha il potere di creare un'atmosfera di silenzio e di pace, di confidenza e dolcezza inesprimibile. È il nome della Madre di Dio. Chiunque a lei si rivolga trova riposo. Ma qual è il suo segreto? Esso va cercato nel misterioso disegno di Dio che così l'ha voluta, preparata, donata a se stesso e all'umanità. Maria è l'immenso e immacolato spazio di silenzio nel quale Dio ha seminato il suo verbo di vita per introdurlo nel mondo. Il formarsi delle galassie, delle miriadi di stelle che si muovono nello spazio celeste, è un avvenimento meno grande e meraviglioso di questo. Ma noi lo possiamo intuire e almeno lontanamente immaginare soltanto con i sensi della fede. Iniziamo a trovare Maria nella semplice e disadorna realtà di Nazareth, di quello che apparentemente è un qualsiasi punto della terra, luogo in cui ella è nata, è cresciuta, è vissuta. La troviamo là, non soltanto in silenzio, ma fatta silenzio, e quindi tutta capacità di ascolto, di accoglienza. Vergine, silenzio, in attesa della parola di amore che Dio vuole pronunziare al cuore dell'umanità. E dopo che al celeste messaggero ella ha risposto Fiat, in lei non c'è veramente più spazio per le parole umane, poiché tutto il suo essere è al servizio della gestazione del Verbo divino e lui solo esprime. Perciò il silenzio della Vergine Madre impregnava di spirituale fragranza la piccola casa in cui si svolgeva il vivere quotidiano, avvolgeva anche il cuore del castissimo sposo Giuseppe. Si stese come soffice coltre di neve nella campagna di Betlemme, dove nella santa notte segnò il ritmo del canto degli angeli, canto che soltanto i pastori, i poveri, poterono udire, captandolo su onde ultrasuono. Il silenzio di Maria fu bacio di pace per chi varcava la soglia del presepe, per chi sostava a contemplare e ad adorare il grande mistero nella piccolezza di quel figlio di cui la stessa madre era piccola figlia. E poi divenne silenzio di un cuore ferito dalla profezia del pio vegliardo Simeone e ancora di un cuore che conobbe la durezza dell'umana crudeltà e lo struggimento della fuga e dell'esilio in terra straniera. Ma dopo il rientro in Galilea, dove poté mai essere registrato il silenzio dei lunghi anni di Nazareth, accanto a quel figlio che si faceva ragazzo, giovane, uomo? Esso è rimasto racchiuso nel cuore di Maria, come la voce del mare nella concavità della conchiglia. Proprio nel silenzio di Nazareth è maturata la parola che doveva risuonare in tutto il mondo. Non prima, però, di aver ricevuto il battesimo di sangue, nella notte dell'agonia nel Getsemani e sulla croce. Silenzio di Maria tra la folla che guardava e gridava. Silenzio di Maria nell'incontro con il figlio. Sguardo nello sguardo, lungo la via e sul Calvario. Silenzio del venerdì e del sabato santo. Silenzio di un indicibile dolore. Silenzio dell'estremo consenso dell'amore alla volontà del Padre. L'anima di Maria discese con il figlio negli inferi, attraversò le tenebre del regno della morte e con impeto d'amore le squarciò per risalire al regno della vita in un fulgore di nuova luce. E quando gli altri, stupefatti, lo dissero vivo e presente, lei sola non raccontò ad alcuno quello che più di tutti, forse, aveva già visto e udito. Silente, ma tutta donata e attenta, come già era stata al banchetto delle nozze di Cana, Maria era là, nel cenacolo, in mezzo ai discepoli del Signore, per essere la memoria viva della Chiesa nascente, per custodire ancora e per sempre nel suo cuore di madre l'ineffabile mistero. La Pentecoste, colmando gli apostoli di Spirito Santo, li rese eloquenti perché andassero a portare dovunque l'annunzio della risurrezione, la parola di salvezza. Maria rimaneva invece la tacita e invisibile presenza che li accompagnava, che li precedeva, che stava là dove il seme della parola veniva gettato, per formare il Cristo nei nuovi credenti.
Da lei noi tutti abbiamo bisogno di apprendere quel silenzio che è purità e semplicità di cuore, umile sentire di sé e alto sentire di Dio e dei fratelli. Abbiamo bisogno di apprendere quel silenzio che nasce dal non coltivare sogni ambiziosi e illusioni, ma dall'accettare con sano realismo le situazioni anche più sconcertanti della vita e aprirsi allo stupore delle imprevedibili visite del Signore, delle sue sorprendenti chiamate. Da lei possiamo apprendere quel vero silenzio che è il morire a se stessi per vivere in Cristo. Non è facile far tacere il proprio io. Non è facile passare dalla molteplicità delle cose e dal multiloquio concitato alla sobrietà dei pensieri, alla compostezza dei sentimenti e alla essenzialità delle parole. Occorre giungere alla verginità del cuore. Allora il Signore vi può deporre il suo dono, come fece con Maria. Soltanto chi ha ricevuto da Dio il dono del silenzio del cuore sa proferire una parola che va al cuore, che è vita e comunica vita. O Maria, Vergine del Silenzio, Madre del Verbo incarnato, formaci alla tua scuola, perché tutta la nostra esistenza sia spazio in cui risuona l'unica vitale parola.